Presidente Catiuscia Marini, qual è il ruolo dei giovani politici in Europa? Abbiamo voluto questa giornata avere un confronto proprio con i giovani consiglieri comunali, sindaci, membri dei consigli regionali europei, perché loro rappresentano anche il migliore supporto di un'idea di Europa aperta, dove sono nati essenzialmente come cittadini europei, non conoscono l'Europa dei confini, non conoscono l'Europa anche delle diversità che si facevano discriminazioni, e credo che siano i migliori leader anche per portare avanti un progetto europeo di integrazione, ma anche di opportunità per i territori, per le città e per le regioni. I giovani rappresentano ovviamente una generazione che ha stimoli che guarda al futuro, che guarda alle prospettive future in termini di lavoro, di un'economia più verde, delle sfide anche locali per il cambiamento climatico, di una società più inclusiva, cioè grandi temi che per i progressisti europei sono centrali, ma lo possono fare anche con una capacità di dare valore all'Europa, a questa casa comune che li ha visti nascere cittadini europei fino in fondo. E quindi a questi giovani credo dobbiamo affidare in maniera molto forte l'idea del progetto europeo, delle prospettive future del progetto europeo. Tra qualche settimana si voterà appunto per le europee. Immagina un nuovo leader europeo giovane? Io credo che sarebbe molto importante che i più giovani prendano un po', si facciano carico anche del futuro dell'Europa, no? La mia è stata la generazione del primo Erasmus, per esempio, è stata la generazione anche dell'integrazione europea, cioè di paesi, di ragazzi e ragazze che erano nate in alcuni paesi fuori dall'Unione Europea e che hanno combattuto per essere membri dell'Unione Europea, per sentirsi parte di uno spazio più democratico, più inclusivo, con più opportunità anche per le giovani generazioni. Oggi i più giovani hanno una nuova sfida, quella di un'Europa che è in grado di ripensare se stessa, che non si richiude nei confini nazionali, che non si richiude nei razzismi, che non si richiude nelle diversità che si fanno poi discriminazione. E i giovani sono di per sé anche portatori di una società aperta, dovranno vivere in una società che avrà grandi cambiamenti, quelli legati al digitale, quelli legati all'economia globale, quelli legati ai cambiamenti climatici, quelli legati alla necessità di nuove opportunità e nuove uguaglianze. Allora, noi abbiamo bisogno anche di giovani leader europei. Io penso che ai giovani leader europei possiamo affidare anche una prospettiva del futuro dell'Europa e del futuro delle democrazie europee, lo voglio sottolineare, perché queste elezioni sfidano anche l'Europa sulla democrazia. Molti paesi europei stanno rinunciando a pilastri dello Stato di diritto e forse i giovani sono meno disponibili a mettere in discussione la democrazia, e quindi abbiamo bisogno anche di giovani che facciano questo lavoro forte. Ci troviamo a Bucarest per il summit delle regioni e delle città europee. Domani è la prima delle due giornate. Domani si presenterà il Network Regional Hubs. Di che cosa si tratta? È lo scambio di un'esperienza molto concreta, cioè le città e le regioni, noi che siamo nei governi regionali e nei governi locali, dobbiamo avere la forza di raccontare che molte delle cose concrete che noi realizziamo sul territorio derivano dalla capacità di prendere il meglio della programmazione europea, della legislazione europea. Anche nella nostra regione, l'Umbria, non avremmo potuto affrontare alcune sfide sulla ricerca e l'innovazione delle imprese, sul risparmio energetico, sullo sviluppo rurale, sulla qualità delle produzioni agricole, sulla qualità urbana, sui progetti sociali per i giovani, per i non autosufficienti, per gli asili, per il cambiamento anche di molte iniziative di restauro urbano e ristrutturazione urbana, se non attraverso la capacità di implementare programmi e progetti europei e soprattutto legislazione. Domani ci scambieremo un progetto di cui siamo capofila all'Umbria e al Veneto come regioni italiane, ma che tiene insieme più regioni europee, di come le regioni sono in grado
modo di portare la legislazione europea a livello locale e regionale, a cogliere il meglio di questa legislazione e a renderla praticabile e attuabile sul territorio, e quindi uno scambio sulla legislazione ma anche sulla programmazione, soprattutto sul versante di quella che noi chiamiamo la politica di coesione, che poi sono i fondi strutturali che diamo alle imprese, che diamo ai cittadini, che diamo alle amministrazioni locali e che permettono di fare anche i progetti più innovativi del nostro territorio. Tutti quei progetti che ci fanno crescere un po' di competitività nei nostri territori hanno sempre una bandierina anche europea di idee, di programmazione e di risorse. Ecco, noi siamo un po' quelli che vogliono raccontare anche questa storia, anche rispetto agli euroscettici e rispetto a chi pensa che si possa tornare ad essere gli staterelli del 1815.